Vogliono fare di Fano la discarica provinciale, realizzando un mega digestore da 80.000 tonnellate. Io dico no al digestore. Tuteliamo l'ambiente e il nostro territorio. Cambiamo le Marche. Alle prossime elezioni regionali, scegli il cambiamento. Vota Davide Del Vecchio. Contenti di questa situazione? No, direi proprio di no. È una situazione inaccettabile e non stiamo lavorando. Siamo a zero, siamo in 4 ambulanti oggi perché fino a settimana scorsa c'erano anche quelli della piazza per il motivo del palco. Non ci vedono, non sanno che siamo qua. È un giorno in meno alla settimana ed è un giorno importante per noi. Abbiamo provato a fare il servizio sul resto del Carlino, abbiamo provato a interpellare una parte e l'altra, ma senza risposta. Non abbiamo visto niente, non ci è stato detto niente. Stamattina sono venute a chiederci di pagare la spunta. Questa è l'area dove erano posizionati i banchi e cui avete sentito poco prima l'intervista. Quello alle mie spalle è il cantiere che occupa parte della carreggiata. E quest'area qui è quella dove i commercianti vorrebbero essere posizionati per poter esporre la loro mercanzia. Due qui e due in via Arco d'Augusto. Vogliono fare di Fano la discarica provinciale, realizzando un mega digestore da 80.000 tonnellate. Io dico no al digestore. Tuteliamo l'ambiente e il nostro territorio. Cambiamo le Marche. Alle prossime elezioni regionali, scegli il cambiamento. Vota Davide Del Vecchio.